Vedi, uno non è che si mette lì e dice, ah, scrivo di questo. Cioè, scrivi di quello perché è quello che ti sta capitando, semplicemente. Ed è un modo, boh, catartico per buttare fuori tutto. Cioè, che in realtà doveva avere anche un senso catartico positivo, perché era successo dopo una discussione che avevamo partiti a discutere e poi dalla discussione si è passati a parlare, ma per comprendersi l'un l'altro. E da lì mi è uscita la prima roba, continuiamo a camminare, continuiamo a parlare. Subito il primo pensiero era una roba positiva, no? Come dire, ok, c'è stato un problema, però lo superiamo, si va avanti, si continua a camminare, si continua a parlare. E poi perché comunque la vita è bella, invece ho tramutato il tutto in una roba che pian piano invece ti sembra di averla superata quella crisi, in realtà non l'hai superata. Sì, come al solito. Bisogna trovare anche nella melodia della strofa una roba che non sia sempre uguale, o capire se far succedere qualcosa a livello strumentale. Una sega. Stasera proviamo per la prima volta in elettrico il pezzo che ha portato Lore la scorsa settimana in sala. Abbiamo provato un arrangiamento però con le chitarre acustiche. Stasera in sala proviamo in elettrico se funziona. Io provo per la prima volta le mie parti. Lo so, pensate per il momento, vedremo se funzionano. E niente, ci vediamo dopo. Allora, paradossalmente è meglio cantarne solo due, poi strumentale e poi ricantare al massimo. Forse, oppure non ricordare il numero. Dopo che finisco con lontano. No, vabbè, allora sì. Ok, prove finite. Abbiamo provato il pezzo in elettrico. Com'è andata, Nicolas? Direi abbastanza bene. Abbiamo visto in realtà che le parti funzionavano in acustico, funzionano anche in elettrico. Prossima settimana registriamo la demo, poi una bella ascoltata e capiamo se funziona. Ciao!